Grande successo in Yulm per l'anteprima del film La verità, vi spiego sull'amore. Al termine della proiezione, gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il regista Max Croci, il produttore di Notorious Pictures Guglielmo Marchetti, l'autrice del romanzo omonimo Enrica Tesio e lo sceneggiatore del film Federico Sperindei, laureato Yulm. Questa è assolutamente la prima volta che mi capita di proiettare un mio film in un contesto del genere, in università, e devo dire è stato molto stimolante rimanere in sala e sentire le reazioni ovviamente degli studenti. Sono stata lasciata dopo la nascita della mia seconda figlia e da questa separazione è nato un blog che si chiama tiasmo.wordpress.com. Il blog è stato aperto nel giugno del 2013, a settembre Mondadori mi ha contattato per scrivere il romanzo, Guglielmo Marchetti, l'amministratore delegato di Notorious, ha contattato me, ha comprato i diritti. Quando Guglielmo mi ha detto che sarebbe stato lui, Federico Sperindei, la persona destinata insomma a scrivere la sceneggiatura, ne sono stata contenta. Lui si è occupato della parte veramente più faticosa, cioè quella di spostare un romanzo che oggettivamente non ha grande trama, è tutto in prima persona ed è diciamo uno sproloquio della protagonista. È stato proprio divertente anche lavorare con loro fisicamente, insomma trovarsi, fare brainstorming, è stato molto molto bello e sono contenta. Il mio percorso professionale dopo l'università è passato per diverse società, prima che di produzione e di distribuzione, come lettore di sceneggiature, quindi colui che magari proprio iniziando come semplice lettore si vede affidato da una società di produzione, in questo caso il compito di seguire sceneggiature altrui che sono in produzione e verso le quali rappresenta diciamo ufficialmente la voce della produzione oltre che la propria. La nostra scelta sta soprattutto nel raccontare storie di vita quotidiana che stanno nell'ambito del dramma, della commedia, quindi la possibilità di far immedesimare e proiettarsi in quello che si vede. Questo perché poi deve andare a toccare le corde delle emozioni sostanzialmente, la capacità di far ridere, piangere, emozionare chiunque poi è dall'altra parte dello schermo.